ovvero sia uno stravaso di sangue fra il cervello e la membrana che lo ricopre. L'80% dei casi la causa di questa emorragia subaracnoidea è una malformazione vascolare che prende il nome di aneurisma. È stato fatto uno studio angiografico che ha permesso di confermare la presenza di questa dilatazione. È un aneurisma dell'arteria cerebrale media, le cui caratteristiche non erano tali valutati con i colleghi neuroradiologi per un trattamento endovascolare, per cui si è optato per una soluzione chirurgica. L'intervento che è iniziato alle 18.30 è finito verso le 22 circa, è consistito nel chiudere questa malformazione, nell'escluderla dal circolo attraverso una clip, una specie di molletta che permette di escludere l'aneurisma. Bisogna vedere nelle prossime ore. L'atteggiamento sarà quello che noi facciamo un attacco di controllo a distanza di 3-4 ore e poi sulla base dell'attacco valuteremo di togliere la sedazione gradualmente. Il paziente adesso è in rianimazione, dove viene monitorato sia dal punto di vista generale per quanto riguarda le condizioni generali, di cui eventualmente può parlare il collega anestesista dottor Bortone, che faceva parte dell'equipe chirurgica, e ha un cateterino che ci permette di valutare la pressione intracranica, e quindi valuteremo nelle prossime ore le condizioni. Adesso è troppo presto per esprimere un parere assoluto. Beh, sicuramente prima di 48-72 ore non togliamo il piede dell'acceleratore. Il rischio che ci siano dei danni? Ma al momento non lo presumiamo, però dobbiamo vedere le indagini successive. Quello che sono i rischi maggiori in questi casi sono le ischemie cerebrali. Il fatto che il paziente fosse sempre cosciente, vigile, è un dato positivo. Significa che partivamo già con, anche se il quadro cerebrale non era splendido, però siamo abbastanza ottimisti da questo punto di vista, però ripeto. L'emorragia è stata copiosa? Ma calcolate che tendenzialmente le emorragie subaracnoidee vengono classificate, per quanto riguarda proprio la quantità di sangue, in 4 gradi, in grado di Fischer. Questo è un grado 3. Mentre per quanto riguarda il danno dal punto di vista neurologico, vengono calcolati in 5 gradi ANTES, e questo è un grado 2, quindi da questo punto di vista positivo da una parte, meno buono dall'altra. Il fatto che sia relativamente importante come grado di emorragia subaracnoidea aumenta il rischio di quello che è una delle complicanze maggiori nelle giornate successive, che è il vasospasmo, cioè un'irritazione del sangue sulle arterie che può provocare un restringimento, il motivo per cui il paziente viene monitorato. Probabilmente sì, perché c'è una familiarità. Penso di aver, spero di aver risposto alle vostre. Ci sono stati altri casi nella famiglia di Bussano? Questo bisogna poi valutare con i parenti, però potrebbe anche essere. L'intervento è stato invasivo? Un intervento chirurgico è forzatamente invasivo. Possiamo definire un intervento complesso, un intervento della norma? Beh, direi che non è un intervento semplice, è uno degli interventi più complessi dal punto di vista neurochirurgico.